Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Telespettatori Tele4, buon pomeriggio, buonasera, benvenuti a questo appuntamento odierno che, essendo giovedì, è dedicato principalmente a questioni che hanno a che fare con il sociale. Nella seconda parte torna, dopo un po' che perlomeno io non la incontravo, la nostra amica veterinaria, la dottoressa Rossi. In questa prima parte siamo in compagnia di Alfredo Sidari, che è il presidente di Azzurra, che ringrazio per essere tornato a trovarci. Noi non ci vedevamo anche da un po' di tempo, per dire la verità, e quando noi ci siamo visti, una delle ultime volte che ci siamo visti, lei presidente mi raccontava la difficoltà che le associazioni che si occupano di volontariato stanno incontrando per tutta una serie di ragioni, che tra l'altro poi sono difficoltà che si riscontrano anche in attività meno, come posso dire, meno impegnative da un certo punto di vista. Per esempio, anche le associazioni sportive hanno a che fare con, certo, tutta una serie di problematiche relativamente nuove. È logico che quando si parla di realtà come Azzurra, ma anche di altre, il problema assume un contorno differente, non fosse altro perché un problema che venisse ad essere riscontrato in un'associazione come la vostra poi andrebbe anche ad abbattersi sulle persone e sulle realtà che a voi si rivolgono, e quindi, come posso dire, a parità di impegno, a parità di problemi, che poi sono solo questi, e qui c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. E mi pare di capire che le cose non è che siano cambiate rispetto all'ultima volta, anzi. Anzi, grazie Bosazzi per questa domanda. Noi nasciamo come associazione di volontariato assieme ad infermieri, medici e ricercatori, per aiutare i bambini affetti da malattia rara e le loro famiglie. Questo già nel 2000. Le cose sono iniziate abbastanza bene, con grandi difficoltà per la raccolta di fondi, per avere, diciamo, i contatti con le istituzioni, e tutto questo per una ventina d'anni, diciamo, bene o male, è andato avanti. Insomma, i rapporti sono stati buoni, sono tuttora buoni, però adesso c'è una grossa difficoltà. Noi siamo nati con il lapis in mano, con la carta, non avevamo il computer, non avevamo una sede, non avevamo niente. E come ancora oggi abbiamo tanta volontà di progredire, di continuare, però le difficoltà sono tante. Oggi non si riesce più ad avere un rapporto con le istituzioni, non si riesce ad avere un appuntamento. Io mi chiedo se questa cosa qua potrà continuare a vivere e ad aiutare le famiglie col volontariato. Non lo so, è una domanda che vorrei porre, diciamo, alle istituzioni, e vorrei mettermi su un tavolo, diciamo, che si dice di lavoro, per decidere veramente cosa si può fare di questo cosiddetto terzo settore. Il volontariato è una cosa che, secondo me, uno non diventa volontario perché fa un corso di aggiornamento, un corso di formazione, ma credo si nasca volontari perché noi, sì, dico la verità, abbiamo un impegno veramente molto importante. Allora, ci sono, mi pare di capire, tutta una serie di questioni che noi affronteremo adesso in questa puntata, e che riguardano da un lato appunto il lavoro delle associazioni, i rapporti con le istituzioni, appunto, al quale voi comunque dovete fare riferimento, e poi anche, e questo a me secca parlarne perché preferirei, come dire, allontanare quel periodo persino dai miei ricordi, se devo essere sincero, però è indubbio che il periodo della pandemia è uno spartiacque piuttosto importante.
Certo, il periodo della pandemia ha fatto sì che noi, per esempio, come volontari, avendo la sede a Bullo, siamo dovuti rimanere a casa per un anno intero e poi ha proseguito, diciamo, per l'altro anno. In poche parole, abbiamo perso, si può dire, 3 anni di attività. Nonostante tutto ciò, diciamo, davamo ugualmente dei servizi, perché la nostra associazione ha, diciamo, questo impegno di dare un aiuto, diciamo, a domicilio, perché una volta stata diagnosticata la malattia non ci sono cure, diciamo, da eseguire presso l'ospedale infantile Bullo Garofalo, però, diciamo, al domicilio noi diamo dei servizi che sono pari, diciamo, direi, non dico proprio all'azienda sanitaria, ma subito dopo, diciamo, cerchiamo di comportarci in maniera tale che quello che non riesce a dare l'azienda lo dà l'associazione azzurra. Qual è al momento la maggiore difficoltà che state... La difficoltà, essendo l'associazione un'associazione sociosanitaria, è quella oggi come oggi di reperire i fondi, questo in primis, e poi, diciamo, la mancanza di infermieri, di medici e di tutto quello che comporta la sanità locale. Mi raccontava ancora qualche tempo fa che c'è anche c'era, non so, un problema che riguarda una sorta di rinnovamento di chi fa volontariato. Cioè, lei lo ha anche detto prima, mi pare di aver capito, no? Cioè, nella maggior parte dei casi le persone che poi possono fare volontariato sono persone che comunque o sono in pensione o, cioè, è difficile che arrivino dei giovani a fare questo tipo, ad abbracciare questo tipo di impegno. È sempre così o da quel punto di vista qualcosa è cambiato? Allora, nel nostro caso di volontari non c'è bisogno di un numero molto elevato. Ok. Perché, diciamo, per assistere un bambino con malattia rara bisogna avere una professione. Quindi noi ci avvaliamo di infermieri, di medici professionisti e di ricercatori che, appunto, hanno competenza nella materia. Per quanto riguarda l'associazione, diciamo, la parte amministrativa, diciamo, siamo abbastanza a buon punto. Mancherebbe forse un giovane il quale potrebbe gestire il nostro sito, che io per l'età che ho non sono capace per quanto riguarda il linguaggio e le cose nuove. Anche in questo campo qua ne abbiamo provati uno e l'altro, però, diciamo, forse l'impegno non è una cosa continuativa, può essere sufficiente una volta al mese, ogni 2 settimane. Capito. E forse in questo campo qua magari i giovani non trovano forse troppo interesse, oppure non abbiamo trovato la persona ancora giusta forse. Ecco, c'è anche questo da sottolineare probabilmente, cioè viviamo in una realtà dove qualsiasi cosa venga intrapresa, qualsiasi cosa venga fatta, deve essere comunicata non più secondo determinati criteri, ma anche attraverso nuovi strumenti, nuove vie. E probabilmente anche questo rappresenta un problema. Ma per noi non è stato un problema, perché dall'inizio abbiamo subito, diciamo, adottato questo sistema, questa trasparenza, si può dire, abbiamo avuto tutte le cose in ordine. Forse col tempo, diciamo, le cose, diciamo, non stanno aumentando un po' troppo, perché, diciamo, per fare volontariato c'è molta burocrazia e quindi dover spendere i soldini per, diciamo, trovare degli strumenti per comprare, diciamo, le cose più attuali, i computer più nuovi, o per seguire certe procedure, ad ogni richiesta che si fa, diciamo, poi risponde, diciamo, ad altri documenti, ad altre carte, insomma c'è un giro di documenti che un tempo forse non c'era tanto bisogno. Forse una volta si faceva magari un mercatino, si faceva una raccolta fondi con tanta semplicità, oggi bisogna chiedere l'occupazione del suolo pubblico, il permesso, e diventa una cosa che, diciamo, per noi che siamo volontari, un impegno che, appunto, io lo dedico di più forse degli altri, ma le altre persone che magari si recano all'ufficio si presentano 2 o 3 volte alla settimana, non di più, non è che abbiamo un orario dalle 8 alle 16, sì. Siamo volontari, abbiamo il nostro impegno familiare, la nostra età un po', diciamo, comincia a pesare, però, diciamo, ce la faremo se le cose non peggioreranno. Ma e la gente? E la gente si è un po' persa,
Si è un po' persa perché appunto quel rapporto che avevamo con i banchetti che si incontrava dalla Piazza Unità, con tutti quegli eventi, ci siamo un po' persi, insomma. Questo è veramente il problema del contatto, è stato il Covid, e quindi non c'è più questo scambio, questo rapporto, si può dire così, attraverso il contatto umano, insomma, cosa che appunto nel volontariato è molto importante. E là si recupera? Ma secondo me, noi quando siamo nati in Barcolana, si può dire, la prima volta, e siamo stati, diciamo, a contatto con la gente veramente in un modo eccezionale, ma tutte le manifestazioni, ecco. Oggi rimane ancora qualche rappresentazione teatrale, qualche evento sportivo, cosa da poco, però diciamo quello che era 20 anni fa, non so, io mi auguro che ritorni in questa maniera. Mi sembra che la gente, invece che diventare forse più buona, è diventata forse più restia nel donare. Ma questo dipende anche molto, diciamo, da tanti enti. Per esempio le banche un tempo ci davano una possibilità di reclamizzare il loro logo sui nostri dépliant. Oggi mi dicono, sa, siamo un po', diciamo, scarsi di soldini, non possiamo farlo, però penso che una banca, un ente grosso come le assicurazioni potrebbero e dovrebbero aiutarci, perché noi questo facciamo, diciamo, per volontà, perché, diciamo, abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire avere un bambino con malattia rara. Ecco, tutto ciò come si riverbera su chi ha bisogno di realtà come la vostra? Cioè, se voi non riuscite a funzionare come funzionavate anni fa, non è tanto un problema di Azzurra, cioè sì, è un problema di Azzurra, ma è un problema che poi va a ripercuotersi sulle famiglie che hanno bisogno del vostro aiuto. Quindi che cosa viene a perdersi? Bah, perdono tutto, piangono e si ripiangono e piangono a casa e non sanno a chi rivolgersi. Perché l'associazione dovrebbe in qualche maniera, cioè, entrare in funzione da subito, appena, diciamo, si sa che questa famiglia, questo bambino ha un problema, portatore di malattia rara. E questo dovrebbe essere nei primi 3-6 mesi, un anno. L'associazione, diciamo, dovrebbe avere questa funzione qua, per poi, diciamo, cioè passare, come si può dire, l'impegno alle istituzioni, all'azienda sanitaria, al comune, alla regione, che appunto da anni mi attendo che la regione possa in qualche maniera, cioè, mettere da parte, se può dire, un budget per poter, diciamo, sostenere l'associazione che aiuta questi bambini, perché noi posso dirle che quest'anno, in una maniera, se veramente, come si può dire, è stato proprio un dono. Abbiamo ricevuto una donazione da parte di un professore, il quale ha potuto darci, diciamo, questa sua parte benefica, e noi abbiamo potuto rigirare questo fondo, diciamo, che si comporta circa di 55.000 euro alle famiglie. Mm-hmm. Abbiamo fatto un rimborso spese circa fino a 3.000 euro a famiglie, insomma. Questa è una cosa importante. Se questo non arriva, sì, non resta che piangere, ma è un problema questo. Mi rendo conto, anche perché la vedo molto, molto sfiduciato, ecco, insomma. Ma vedo che appunto, cioè, le cose non migliorano. Cioè, io chiedo un aiuto, vorrei, diciamo, che la cosa potesse essere discussa e dibattuta, perché, ripeto, vorrei trovare un tavolo, diciamo, di lavoro con le istituzioni, con il comune. Alcune persone che facevano bene il suo lavoro dopo le elezioni politiche hanno abbandonato il comune, avevano tanta esperienza e quindi sapevano tutti i casi. Quando uno nuovo arriva, non sa forse nemmeno cosa fare, insomma. Però questo è un lavoro che dobbiamo in qualche maniera, cioè, farlo, perché altrimenti le associazioni finiranno. Ho capito che, come si parla di associazioni dilettantistiche di calcio, ma qua si parla di salute, sì, qua si parla di sanità, cioè, qua si parla lato, appunto, di poter continuare a mantenere la famiglia unita, perché appunto, cioè, altrimenti si sfascia tutto, insomma. La famiglia è la parte portante di una nazione, di uno Stato. A livello proprio di quando voi parlate con le altre associazioni, con le altre realtà, immagino ci sia una sorta di fronte comune, perché logicamente questi problemi riguardano tutti. Certo che è un fronte comune, però in qualche maniera non possiamo lamentarci, perché nessuno ci ha ordinato di fare volontariato.
Noi lo facciamo, capito. Sì, sì. Questo è il discorso, no? Anche lamentarsi serve a poco, diciamo, bisogna essere positivi, perché diciamo, se si aiutano persone che stanno male non ci si può lamentare proprio con loro. Io direi che questa trasmissione sarebbe forse da farla vedere a chi amministra la città, perché diciamo, noi siamo in tanti, siamo diciamo, coloro che lavorano senza avere un costo, portiamo del benessere chi da una parte, chi dall'altra, ognuno nella propria associazione, sempre però per quelli che hanno bisogno di vivere una vita abbastanza normale. Come parliamo di, andiamo sul pratico, nel senso, vediamo appunto di ricordare anche ai nostri telespettatori che cosa fa Azzurra e come funziona. Si occupa di malattie rare. Esatto, fortunatamente nascono pochi bambini, ogni 10.000 casi può nascere uno. A Trieste, diciamo, adesso ultimamente abbiamo una quarantina di famiglie in regione, si può dire, a Trieste una quindicina. E noi cerchiamo di dare, diciamo, da subito una presenza così, come si può dire, assistenziale, mettendoci a disposizione della famiglia, sentendo diciamo, i loro bisogni, e poi diciamo, quando vengono dimessi dall'ospedale infantile cerchiamo di dare un aiuto a domicilio. L'aiuto a domicilio può essere un servizio a quattro passi che è finanziato dal 2006 dalla Fondazione CR Trieste, dove appunto mandiamo a casa un infermiere professionale, il quale dà la possibilità alla famiglia di poter uscire, di poter ricaricarsi. Poi abbiamo ancora per un certo periodo, e speriamo che, di poter riprendere il servizio dentistico, che forse è stato il primo in Italia e l'unico di portare diciamo, a casa un dentista. Diciamo. E poi diciamo, c'è la parte della fisioterapia. Abbiamo diciamo, da qualche anno creato questa assistenza azzurra, dove appunto i fisioterapisti vanno a domicilio di questi ragazzi, che ormai sono diventati anche uomini, appunto per dare questo ciclo di fisioterapia, perché una persona che si trova a letto ha bisogno di essere movimentata. E poi diciamo c'è alla fine dell'anno questo aiuto, a seconda di quello che riusciamo a raccogliere, questo aiuto, questo contributo economico, che può essere diciamo di quello che è. Stiamo riducendo un po' tutto, però se le donazioni potrebbero continuare come è stata quella dell'altro anno, che è stato un lascito diciamo così abbastanza importante, ce la faremo ancora ad aiutare le famiglie. Le famiglie. E quando si parla di malattie, di malattie rare, c'è questa, come posso dire, quando, perché insomma, è anche vero che certe realtà come dire, si conoscono soltanto se ci si è dentro. Esatto. No? Perché il discorso è appunto, le malattie rare sono malattie che colpiscono, per fortuna, pochi bambini, però è anche vero che proprio perché sono malattie rare, qui entriamo magari in un discorso un po' più ampio, però è anche vero che per esempio l'industria farmaceutica non, come dire, poco fa per quanto concerne la ricerca, perché dice se è una malattia rara non vale la pena investire, non vale la pena insistere, eccetera. E credo che questo sia un ulteriore, come posso dire, un ulteriore problema che deve affrontare una famiglia che già ha il primo problema di cui preoccuparsi. Questo è vero, è stato detto e ridetto, però ripeto, non cambia niente su questo. Non cambia niente, perché le malattie rare saranno sempre, cioè se è una malattia genetica il gene che sì, è malato. Certamente non ha. Quindi questo continuerà, e se la ricerca oggi diciamo non si interessa, ma non avrà mai una fine, ecco, si ripeteranno questi casi, non saranno forse tanti, si spera che si trovi una cura, cioè prima o poi diciamo qualcuno, speriamo che stanno lavorando per alcune cose che vengono fatte sulla ricerca sulle malattie rare, poi vengono anche trasferite diciamo, sulle malattie comuni, insomma. Sì, nel senso, quindi in qualche modo avere più interesse, la nostra sì. Speranza è quella di sconfiggere queste malattie, questa è veramente la speranza. Se, anche per quello che è il vostro, la vostra conoscenza e anche la vostra frequentazione. Il momento della diagnosi penso sia qualcosa di abbastanza sconvolgente, cioè sentirsi dire che un bambino soffra, già un bambino che sta male è qualcosa che non,
che non è una dovrebbe... cosa inaccettabile, e a dire la verità non ci si rende nemmeno conto, perché quando un bambino nasce non è che si vede subito, sì, sì. Cioè deve passare qualche mese, no? Appunto quando comincia, diciamo, la movimentazione. Però diciamo oggi come oggi scoprire nelle prime settimane è quanto importante, perché diciamo c'è la possibilità di migliorare, ecco, c'è la possibilità di essere aiutati da subito, non aspettare come era un tempo 6 mesi. Noi per esempio ultimamente stiamo collaborando con l'area di ricerca proprio perché diciamo si possono fare degli esami non nell'arco di 6 mesi come si faceva prima, ma nell'arco di 6 giorni. Quindi è importante, cioè, diciamo, 6 giorni dalla nascita. Sì, è importante fare questa collaborazione, sì, sì. Però ripeto, è difficile mettere in atto, perché noi siamo considerati come dei privati. L'associazione non ha un'etichetta, diciamo, istituzionale. Questo diciamo è anche, diciamo, forse una cosa che in qualche maniera siamo riconosciuti come enti di volontariato, però. Quante volte ho detto presentiamoci all'assessore, andiamo assieme, qualcuno mi dice voi siete privati, noi siamo istituzione, non è che possiamo fare, però la collaborazione è molto importante, no? Il privato e il pubblico ci deve essere, perché diciamo si fa molto meno fatica a essere in due a fare una salita, a portare, diciamo, un peso prima uno poi l'altro, è importante a fin di bene della salute dei nostri concittadini. Quando una famiglia ha bisogno di voi, no? Cioè, come si muove? Al Burlo c'è... Ma al Burlo c'è questo ufficio che è aperto, cioè, tutta la settimana. Io, ripeto, ho il telefono acceso 24 ore al giorno, sono disponibile ad aiutarli. Un tempo arrivava forse più persone qua, ero disposto ad andare a prenderli in aeroporto, portarli, cioè la mia disponibilità è totale. Ma intendo questo, una famiglia... riceve appunto la diagnosi che evidenzia questo problema. Possiamo essere contattati, diciamo, dall'ospedale direttamente dai medici, dagli amici, dai parenti, il grido d'aiuto può arrivare ovunque. Ecco, noi cerchiamo di reclamizzare anche appunto attraverso la nostra rivista, attraverso il giornale, cioè il sito, tutte queste cose che sono nuove, però recandosi direttamente al Burlo, diciamo, presso il nostro ufficio, lì c'è tutta diciamo, la parte, diciamo, come si può dire, informativa. Diciamo informativa burocratica. Esatto, per la capire parte che viene svolta, la parte burocratica, la presa come si può la dire? La presa in carico anche. Esattamente, se la presa in carico, sì. Ci sono casi, sto cercando di vedere come porre la domanda, ci sono casi di alcune malattie rare da cui si guarisce, oppure chiedo scusa se sono un po' brusco, oppure già una sentenza? Ma che io sappia, non essendo un medico, non ho visto guarigioni. Non ho visto guarigioni, ho visto dei miglioramenti, questo sì. Ho visto per esempio dei rallentamenti, ecco, sono dei casi dove viene amministrato un farmaco che appunto sembra che, diciamo, rallenti il processo della malattia. Però, diciamo, guarigioni vere e proprie al momento io non le ho viste, però dei rallentamenti sì, presi subito dall'inizio, se guardiamo i casi vecchi di 20 anni fa o i casi di oggi, questo sì. L'atteggiamento, secondo lei, da parte dell'opinione pubblica, adesso non parlo tanto nei confronti delle associazioni, ma proprio parlo nei confronti dei ragazzi che soffrono di questi problemi e anche delle persone in genere. Secondo lei come lo vede? Cioè, non si può parlare di accettazione, c'è una volontà da parte della gente di inclusione, eccetera, c'è una quasi per alcuni posso immaginare anche che psicologicamente ci sia anche la necessità di un distacco. Come funziona? Ci sono i vari casi, sono i bambini appunto che non hanno la capacità, diciamo, di essere presenti, e quindi diciamo sono bambini che se non seguiti amorevolmente forse più dei bambini normali. Poi ci sono dei casi appunto che sono diventati anche adulti, che non vogliono stare in questa categoria, che vorrebbero essere dei ragazzi comuni, che vorrebbero, diciamo, partecipare a tutte quelle cose che fanno i coetanei. Questo purtroppo non è possibile che per la città non è adatta, cioè noi abbiamo tante di quelle barriere architettoniche.
Se lei pensa che già 20 anni fa con Di Giovanni abbiamo fatto un censimento per quanto riguarda gli uffici pubblici, per quanto riguarda le barriere architettoniche e ascensori, abbiamo parlato anche con, diciamo, con altre persone per quanto riguarda i bus, adesso sono dotati i bus di una pedana, però diciamo, non è facile, diciamo, per un ragazzo, diciamo, se non è accompagnato, poter accedere a certi ambienti. Tra l'altro dicevamo anche ieri, se non mi sbaglio, era nostro ospite Vincenzo Zoccano, lui ha ripetuto quello che è, tra l'altro... Volevo fare il suo nome. Quello che è, tra l'altro, un suo mantra, no? Lui dice, certo, dove sta bene una persona con problemi, stanno bene tutti quanti, stanno ancora meglio quelli che già stanno bene. Io ho sentito, del resto... Io mi ricordo una cosa abbastanza tipica, secondo me, non tanto della città, ma di un modo di ragionare molto italiano, nel senso che parliamo di una 20 anni fa, avevamo fatto un servizio seguendo una persona in carrozzina, il quale spiegava che nella pizzeria dove lui andava avevano messo una pedana, credo sia, sì, il, c'è una pedana. In modo da consentirgli di entrare di con superare la carrozzina senza problemi, eccetera. E questo, il titolare della pizzeria è stato multato per occupazione abusiva di suolo pubblico, perché aveva inserito, cosa sarà sta pedana? Sarà stato così, insomma, 15 centimetri, 20 centimetri, dai, non di più, per dire la verità. Ora, qualcuno potrebbe anche dire, questa persona lo ha fatto perché così non perdeva il cliente. Che è anche vero, eppure ci sta, però intanto l'ha fatto, voglio dire, ha avuto è stato un gesto di cortesia nei riguardi di questa persona. Ora, se vai a multare per queste ragioni, vuol dire che deve cambiare un po', che fastidio può dare una pedana al suolo pubblico? Poi vorrei capire anche che cosa significa suolo pubblico. Direi che un po' esperienza in Nonoberto di tanti anni fa, quando cercava di essere presente e veniva anche a volte magari deriso, no? E siamo sempre, diciamo, allo stesso punto, cioè chi non è, diciamo, colpito, ma sarebbe sufficiente, diciamo, la frattura di una gamba e dover camminare con delle stampelle e provare, diciamo, questa esperienza qua, dove appunto sarebbe bisogno di abbattere tutte le barriere architettoniche. Per qual è, secondo lei, quella più della quale magari ci accorgiamo meno noi che non abbiamo il problema, come barriera architettonica intendo? Ma qualsiasi barriera architettonica, anche un gradino è indifferente, poi diciamo sono le porte anche queste, diciamo, non permettono in alcuni posti di accedere con una carrozzina, poi ci sono gli ascensori sono larghi 60-65, la carrozzina a quella misura là non può entrare, cioè dovrebbe scendere. Scendendo non puoi scendere un ragazzo con disabilità, poi l'interno, diciamo, alcuni ascensori sono troppo piccoli, e c'è tutta una cultura dietro che da tanto tempo se ne parla, però poi va in dimenticatoio, no? E siamo sempre le solite, rimaniamo noi che siamo all'interno, che siamo affiancati a queste persone e che le altre non ci vedono, siamo un po' invisibili. Allora, Sidari, siamo in conclusione, che cosa possiamo dire a chi vuole darvi una mano? Cosa possiamo dire? Possiamo dire di darci una mano in una maniera spontanea, prima di tutto, diciamo, con un'elargizione che può essere anche di un euro. Poi l'altra parte è il 5 per 1000, è una parte importantissima dove è stata creata, diciamo, proprio per queste persone, per queste associazioni che hanno bisogno. Oggi io vedo che il 5 per 1000 viene richiesto appunto da certe società che magari hanno i propri soci, che finanziano questi eventi, grosse aziende che fanno pubblicità, che reclamizzano, a noi rimane poco veramente.
E poi diciamo, per quanto riguarda anche dei lasciti testamentari, come è successo a noi, questo è stato veramente un grosso aiuto, dove abbiamo potuto soddisfare appunto le esigenze di queste famiglie, perché altrimenti in questo periodo qua non li avremmo potuto aiutare. Quindi quello che posso dire è: non lasciatemi solo, aiutatemi, aiutateci, aiutiamoli. Perché poi alla fine di questo si tratta. Grazie al presidente di Azzurra per essere stato con noi, buon lavoro, mi raccomando, tenga duro. E noi adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo di nuovo in compagnia della dottoressa Fulvia Ada Rossi, grazie per essere tornata nei nostri, studi. Dell'invito. È sempre presidente dell'ordine dei veterinari. Era un po' di tempo che non ci vedevamo, non so se forse lei era venuta magari quando io ero in ferie, ma qui abbiamo da trattare un argomento che anche in questi casi, voglio dire, chi non è interessato, chi non vi ha a che fare, magari non ci pensa e quindi non sa di queste opportunità, nel senso che con le vacanze qualcuno deve anche deve fare in modo che il proprio cane venga accolto in determinate strutture per quanto dura la sua vacanza, perché magari, non so, l'albergo, l'aereo, sono tanti motivi. Ci sono parecchi motivi, eccetera. E questo potrebbe rappresentare anche dei problemi, perché in alcuni casi magari c'è un parente, c'è un amico. Che sarebbe sempre la cosa migliore da organizzare. Anche se l'altra persona ha già un cane. Sì, perché gli animali e i nostri animali di casa sono tutti animali sociali, per cui soprattutto i cani sono ben contenti di essere a contatto con i loro simili se sono precedentemente socializzati. E quindi quando si hanno amici con cani e quando si prende un cane bisogna ipotecare 15 anni della propria vita, no? Ipotizzare che ci sarà la necessità di doversi separare per un paio di giorni, per mille motivi che non possiamo prevedere, è bene organizzarsi con un parente, con un amico, con un conoscente che possa ospitarlo, e il nostro cane, se lo conosce, andrà molto più volentieri da questa persona, per cui la separazione sarà praticamente indolore. Come funziona se magari ci si mette d'accordo con un parente, eccetera, che però magari non ha animali e quindi magari è, virgolette, l'ha imparato nel corso degli anni, se ciò si ripete, però è un po' rischioso dire: guarda, stammi attento al cane per 15 giorni. Allora, se ti do Fufi che pesa 5 kg, allora magari Fufi sarà uno di quei piccoli cagnolini abbaiosi e sarà il condominio a dover eventualmente. Sì, capito. Quindi, vabbè, se gli si dà un cane dai, direi 15, non penso ai 50 kg, già dai 15 kg in su, ecco che qualche passeggiata insieme è meglio farla anche prima, perché non si tratta solo dell'ospitalità in casa, ma anche del pensare alle uscite all'esterno. E i cani sono imprevedibili, un po' come i bambini, quindi bisogna pensare che potrebbero dare un tirone al guinzaglio vedendo un altro animale dall'altra parte della strada, che sia un gatto, che sia un altro cagnolino. E una persona che non ha l'abitudine a portare al guinzaglio un cane di una certa vivacità, di una certa mole, potrebbe inciampare, cadere o semplicemente farsi sfuggire di mano il guinzaglio. Poi dopo riprendiamo, mi è venuta in mente questa. Una volta avevo parlato dei guinzagli estensibili. È cambiato qualche cosa? Non è cambiato niente, nel senso che sono in libera vendita, per cui si possono acquistare, ma non si può condurre al guinzaglio l'animale sulla strada, diciamo, con l'estensibile libero, nel senso che bisognerebbe averlo bloccato alla lunghezza standard, che è quella di 1,5 metri. Qui c'è una lunghezza standard per tutte le razze, quindi? Sì, assolutamente. Nelle aree di sgambamento si possono lasciare anche liberi, nei giardini in cui è consentito l'accesso ai cani ma non c'è l'area di sgambamento, quello è un sistema per dargli un minimo un po' più di libertà.
quelli più lunghi possono arrivare fino a 2 metri, se non mi sbaglio 2,5 metri, per cui insomma un raggio d'azione tale da necessitare un'attenzione sicuramente da parte del proprietario, che non può star col cellulare a smanettare e il cane che razzola. Però lasciarlo anche fare qualche corsetta. L'altro giorno c'era una signora con un cucciolo di 8 mesi sotto casa mia, che era divertentissimo perché le girava intorno come una saetta e dice: sai, il cucciolo ha tanta voglia di correre. Oh, era un sistema come un altro, questo girava come un orologio, come le lancette, però felice e contento e tutto a posto. E i materiali di cui sono fatti, cioè i guinzagli, qual è il materiale migliore, insomma, ha una certa importanza, o cioè non è che uno va con una corda? Allora, si vede di tutto, comprese le corde. Nel senso che di corda possiamo parlare di corde da montagna, quindi i cavetti, quelli di nylon. Addirittura. Sì, ma con degli bellissimi moschettoni, dei nodi, delle cose. E si vedono guinzagli di cuoio o si vedono guinzagli di nylon, che sono poi quelli che vanno per la maggiore, anche perché più di qualcuno ha l'abitudine a vestire il cane in tinta con i propri accessori, e quindi ecco che se per un guinzaglio in cuoio magari sempre quello uso, se invece ho un cagnolino piccolo e uso le fettuccine, quelle di nylon, c'è qualcuno che ce l'ha rossa, ce l'ha blu, ce l'ha verde e la mette un po' a seconda della giornata. Quello che raccomando sempre è che sia un guinzaglio non liso, in modo da non incorrere nel rischio che si rompa, e che sul collare ci sia sempre identificato, c'è scritto il numero di telefono di chiunque, basta che sia un numero raggiungibile, quindi un numero leggibile e aggiornato. Va bene la medaglietta, ma va bene anche il pennarello indelebile dentro il collare. Che molti hanno, tra l'altro. Quando noi troviamo un cane vagante o ci viene portato un cane trovato, e così la prima cosa, se non ha la medaglietta, ancora prima di leggere il microchip, è quella di staccare il collare e andare a vedere se c'è il numero raggiungibile. Il collare non è parte del guinzaglio? Dipende, ci sono anche dei guinzagli con un anello, per cui alla fine si ha la stessa, esatto, sono un monoblocco. Ho capito. Allora, c'è poi invece, e questo è l'altro problema che sorge, quando per tutta una serie di ragioni una persona che va in vacanza e non può farlo con il suo cane, deve rivolgersi a delle strutture. Certo, e lì è un po', viene in mente una cosa che disse Luigi Magni ad Alberto Sordi, ma non la dico perché non è elegante. Diciamo che le pensioni per cani, perché tali si chiamano, non alberghi ma pensioni, a Trieste si contano sulle dita della mano, quelle autorizzate, quelle che hanno avuto il benestare dell'azienda sanitaria, quelle che hanno effettivamente una serie di caratteristiche tali da far sì che un veterinario possa dire sì, quello è un posto idoneo, primo, sicuro e molto sereno. Ovviamente i posti sono limitati, per cui non si può pensare di svegliarsi a fine di giugno adesso e trovare posto per la settimana in Ferragosto, anche perché i nostri cani che vanno lì da soli, non accompagnati, vanno abituati, devono conoscere questo posto, quindi è estremamente probabile che chi si trova bene in una di queste pensioni col proprio animale, per l'anno successivo prenoti la stessa settimana, e quindi a meno di disdette i posti sono quelli, non vanno a... Esiste poi tutto un sottobosco di persone che si offrono con tanta buona volontà e magari nessuna cattiva intenzione di ospitare un secondo o terzo cane insieme al proprio in ambito casalingo, come se fossero i famosi amici di qui sopra. Ora, tutto va bene, ma è necessario fare una specie di inserimento, nel senso che anche lì non lasciate il cane al primo che capita, semplicemente perché avete prenotato, cioè avete l'aereo e dovete andare a tutti i costi. Perché? Perché qualche volta i cani non si trovano simpatici, così come noi non ci troviamo simpatici. Questo può essere ovvio. Per qualcuno non è ovvio, perché questo può essere un primo non banale aspetto di una convivenza forzata a quel punto, perché le pensioni hanno degli spazi all'aperto, delle aree di sgambamento, e quindi i cani
si trovano limitati in orario notturno a una stanza o a un recinto, ma poi durante il giorno vengono fatti socializzare e sgambare. Se noi invece affidiamo il nostro cane a un privato, è molto estremamente probabile che lo tenga in casa. Ora, un appartamento, per quanto grande sia, è un luogo nel quale gli incroci tra cani sono piuttosto frequenti e potrebbe non essere così scontata. Poi si finisce che magari il nostro cane deve stare chiuso in una stanza che non è un recinto, che non è una cosa, per cui è molto limitante e penalizzante per 15 giorni. Ma c'è una, diciamo, nelle strutture che ricevono appunto, diciamo, il nulla osta da parte dell'azienda sanitaria, non so, ci sono degli standard particolari? Assolutamente sì, e sono ben specificati nella legge regionale, okay. Per cui ci sono delle dimensioni minime per i recinti, ci sono delle quantità di tempo nei quali un cane può essere tenuto, per esempio, adesso non è una questione di una pensione, però mi viene in mente le dimensioni, la catena, la famosa catena, no? Ah. Che è una cosa un po' orrenda da pensarci, però non è nel 2023 vietato a 360 gradi, è previsto che si possa una catena di una data lunghezza non per più di un dato tempo, così come anche i recinti, se sono al di sotto di una certa dimensione, deve essere previsto lo sgambamento al di fuori del recinto due volte al giorno. E poi anche mi diceva che, come del resto insomma, succede quando noi andiamo in vacanza, che chiediamo magari, ove possibile, di vedere la struttura dove andiamo in vacanza, magari accontentandosi per certi aspetti pure di booking e delle foto, sapendo che magari, cioè immaginando che bisogna che uno poi possa essere condotto nella certo. Struttura, cioè deve vedere dove andrà a finire il suo cane. Io trovo che sia giusto che un proprietario possa accompagnare il proprio cane, e abbiamo detto che bisogna organizzarsi per tempo, quindi le pensioni che lavorano da tanto tempo fanno andare a qualche ora, se non addirittura una notte, in precedenza il cane come ospite, in modo che non sia così traumatico il fatto di essere lasciato poi due settimane. Per gli animali sappiamo che il tempo è relativo, non è come per noi che facciamo e crocette sul calendario dei giorni che passano. Tuttavia, sicuramente, per fargli vivere l'esperienza in maniera più serena, è giusto che il proprietario possa accompagnarli, possa stare lì e deve vedere dove viene messo il proprio cane. Non deve esistere la cosa che no, non ti faccio entrare perché poi mi agiti gli altri ospiti della pensione, no, non ti faccio entrare perché non hai le scarpe pulite. I copriscarpe ci sono in qualsiasi piscina, in qualsiasi palestra, quindi se non li abbiamo basta organizzarsi e comprarli, fosse quello il problema. Un'altra cosa, uno dei parametri di serietà di una pensione o anche di una persona che si offre di tenere un cane è quello che ci chieda di vedere un libretto delle vaccinazioni. Se non viene richiesto un esame coprologico e un esame delle vaccinazioni, vuol dire, mi viene da pensare, che anche i cani che troverai lì, con i quali metterai a contatto il tuo cane, chi lo sa qual è il loro stato sanitario. Ora ci aspettiamo che magari siano soltanto pulci e zecche quelle che popolano gli altri ospiti, però purtroppo non possiamo, non è giusto, ecco, nel momento in cui ci si affida, a noi non chiedono in albergo la tessera sanitaria, però per loro invece sì. Prima dicevano appunto che ci sono possono verificarsi delle situazioni in cui due animali non vanno d'accordo, come possono verificarsi delle situazioni in cui due persone non vanno d'accordo, eccetera. Ora, so che è una domanda di quelle che a me piace fare e che probabilmente forse anche una domanda stupida, ma io la pongo ugualmente. Ci sono delle razze che non si sopportano, diciamo, verrebbe dire di default, o proprio una domanda che non ha senso? Ci sono delle razze che non sopportano l'universo mondo di default, per esempio questa. I bassotti è ben noto che sono degli urlatori folli e non trovano simpatici nient'altro tranne che i bassotti di solito. Come lo dimostrano, di solito abbaiando come degli ossessi, come dei forsennati, e gettandosi contro gli altri animali. Alle volte finisce lì, nel senso che non sono poi dei mostri morsicatori.
Mi viene in mente anche i Chihuahua, no? Il famoso cagnolino che sta sempre in braccio. In realtà quelli sono cagnolini che alle volte non ce l'hanno per partito preso con gli altri cani, anche perché un Chihuahua cresciuto e vissuto da cane normale, semplicemente molto piccolo, è un cane intelligentissimo e divertentissimo. Quelli che vivono perennemente in grembo del proprietario o tenuti a mano diventano un po' suscettibili. Per il resto non è una facezia quella di dire che alle volte i cani, chi si somiglia si piglia, si trovano più simpatici effettivamente, se dello stesso colore o se della stessa razza. La razza in realtà cosa porta con sé? Porta determinate caratteristiche anche comportamentali, per cui se noi mettiamo insieme un bassotto che è un urlatore con un basset hound che sono sempre lunghi e bassi, ma pacciosi, flemmatici, decisamente non cacciatori, mentre i bassotti nascono come cani da caccia, ecco che avranno poco da dirsi tranne la bassezza e la lunghezza delle orecchie. Se mettiamo insieme un husky, che è un cane fatto per correre e stare insieme, sono degli animali che vivono in gruppo, non sono degli animali che vivono da soli, con un barboncino mi verrebbe da dire, che è un cane che invece difficilmente vive in... Allora, su, cagnolini che vivono molto bene con altri cani, ma non sono cani che di solito vivono insieme in un contesto abitativo con altri cani, anche lì potranno giocare, ma l'husky avrà un modo di porsi che sarà difficilmente leggibile dal barboncino. I cani abbaiano ma non parlano, per cui noi non sappiamo se loro si capiscano o meno. Probabilmente qualcosa si capiscono, ma si leggono, così come leggono noi. Quando noi diciamo ci piace pensare che i cani capiscano le nostre parole, no? In realtà non è così. Associano al suono di una particolare parola un nostro atteggiamento o un contesto. E poi leggono la nostra mimica, che è quella facciale, che è quella posturale, per cui tenere le gambe, tenere le braccia e così. La mimica negli animali, tra cani, viene molto alterata dall'avere le orecchie a punta dritte, dall'avere le orecchie basse, una volta dall'avere le orecchie tagliate, nel senso che uno dei motivi per cui non si amputano più le code e non si tagliano più le orecchie, e oltre a quello della sofferenza indotta all'animale, la privazione di determinate caratteristiche, cioè possibilità di comunicazione. La coda serve a lo scodinzolare di una coda non è solo gioia, a seconda di come viene portata, se una coda alta, una coda dritta, una coda bassa, se lo scodinzolio è uno scodinzolio ampio e lento o corto e veloce, ha dei significati completamente diversi. Si chiama lettura. La lettura la fa un addestratore, ma la fa anche un simile. Per cui ecco che un husky che ha una bella codona comunica delle cose che invece non può comunicare, e un cane che ha una coda molto più piccina, o un cane, normalmente i maltesi che hanno quelle orecchiette piccine, piccine, bianche, no? Così, mentre una volta i Doberman gli facevano quelle orecchie fiammate, no? Quelle cose per renderli più cattivi. I Doberman adesso non sono mai stati cattivi, i Doberman, però facevano finta di... Li disegnavano ecco, così. Li disegnavano così. Adesso hanno queste belle orecchione basse, per cui non comunicano assolutamente niente, ma hanno la coda lunga che prima invece veniva tagliata. Doberman aveva orecchie e coda tagliate. Adesso invece hanno coda lunga e orecchie lunghe, tutto altro. L'altro giorno rivedevo, cos'è, mi sembra il primo, no, il secondo Fantozzi, dove c'è Ivan il terribile 33esimo, e credo che anche lì abbia contribuito un po' alla moda e alla leggenda anche dei cani tremendi. Chiedo ancora questo, per esempio si dice che il bulldog inglese è il cane più che ha poca voglia di uscire, eccetera, che è quello tipicamente da salotto perché dove lo metti sta, eccetera. E desumo che però bisogna comunque farlo uscire per forza, cioè non è che perché questo non vuole uscire possiamo non farlo uscire. Allora, chiediamoci però perché non vuole uscire, nel senso che il bulldog in origine nasce cane da toro, no? Non è nato cane da divano, se no lo chiamavano sofa dog invece che bulldog.
Il bulldog di oggi, come lo conosciamo noi, ha dei caratteri somatici estremizzati, per cui questo muso schiacciatissimo, si dice prognato, e i denti messi così. Se pensiamo a questo naso qui, questa parte di naso che il bassotto ha, il bulldog la finisce qui, non è che madre natura gliela ha tagliata, l'ha semplicemente accorciata e rattrapita. Per cui, mentre un dolicocefalo, tutti i cani che hanno il muso lungo si chiamano dolicocefali, ha una mucosa nasale molto distesa, nella quale ci sono degli scambi e il passaggio dell'aria molto fluido, un bulldog porellino ha la mucosa nasale tutta quanta fatta a onde. Ho capito, quindi... E quindi il passaggio dell'aria è estremamente difficoltoso, per cui sono dei cani che sì, non saranno molto vivaci, che sì, ma sono dei cani che fanno fatica a respirare. Ho capito, quindi... Per cui tendono a stare più quieti possibili. Ho capito. Per star meglio. E da qui il fatto che cosa fa? Lo devo portare fuori, sì certo, però devo rispettare le sue caratteristiche somatiche a questo punto, e quindi nelle ore più fresche, all'ombra, non al sole, posto che insomma nessun cane, tranne quando vuole riposarsi, si mette lui al sole, ma se no andare a passeggio sotto il sole d'estate nessun cane andrà a scegliere il lato della strada proprio più soleggiato, anche perché ricordiamoci che loro non hanno le scarpe e scottano i piedini. Quindi, questo tutti, chiunque, bulldog, bassotti e levrieri. Portarsi dietro o comunque prevedere la possibilità di dargli da bere, per cui ho una ciotola e oramai se ne trovano a forma di bottiglia, a forma di tasca, di quel che è, e basta, direi. Ma ce ne sono, ne vedo di più. Non i bulldog? So, sì, in giro. Non so sono se dei una cani mia... simpatici. È differente. Sono dei cani, i bulldog francesi, sono poi dei cani di estrema moda. Parlavamo del Doberman, ma il bulldog francese è il cane da influencer, da calciatore, da velina. Perché? Perché sono cagnolini di media taglia, pelo raso, per cui perdono pochi peli e ingombrano poco. Abitualmente estremamente socievoli, giocherelloni, anche coi bambini, per cui non danno dei grossi problemi. E che impegnano il giusto, nel senso che appunto non sono cani che fanno passeggiate in montagna, non sono cani che fanno agility, per quanto potrebbero farlo se giustamente abituati. Il bulldog inglese è un cane un po' più impegnativo, vuoi perché è più grande, vuoi perché ha più rughe e le rughe richiedono una pulizia. Bisogna sempre pensare, quando si prende un cane, ipotecarsi i 15 anni e il tempo di potergli stare dietro. E lì è il caso, adesso so che è il caso di parlare con un veterinario. È il caso di parlare con un allevatore, perché gli allevatori seri fanno anche la selezione non solo dei loro riproduttori, ma dei loro proprietari. Sì. Per cui prima di dare un proprio cane a una persona, verificano che questa persona sia a conoscenza delle caratteristiche di razza. Questo però anche con i metici funziona, i canili, prima di dare un cane in adozione, fanno uno screening della persona che hanno di fronte, per cui stile di vita, se vivi in casa con giardino, se hai figli piccoli o se sei single, e questo perché effettivamente poi si cerca sempre di vivere il meglio possibile, per non dover poi fare dei rimpiazzi o ritrovare seconde case, perché si voleva tanto il San Bernardo e poi ci si accorge che pesa 60 kg. Sì, era capitato così, ma forse l'ho già raccontato, a mio cugino che aveva preso un... esiste il pastore australiano? Sì. Quello dei film, tra l'altro, quello dei cartoni animati, secondo me. E dopo un po' non ce l'ha fatta più. Sono vivacissimi. Nonostante lui abitasse a Santo Stefano di Cadore dove poteva farlo scorazzare. Non c'era nessun problema, però poi a un certo punto è meglio riconoscerlo subito. Assolutamente, è meglio riconoscerlo subito, perché poi sì, c'è anche una seconda vita dei cani, nel senso che e se il passaggio da una famiglia all'altra viene gestito in maniera giusta, non necessariamente nessuno. È traumatico. Io ricordo, ci sembrava strano perché tanto lo aveva desiderato. Mio cugino ha più anni di me, quindi insomma quando l'ha preso credo avesse intorno ai 20. Proprio era una sorta di
ossessione, per dire la verità, e poi dopo si vede che, adesso detta così, aveva fatto male i calcoli probabilmente, non aveva capito l'impegno, o forse anche magari il carattere anche di un cane, forse troppo vivace. È un grosso rischio in cui si incorre comprando i cani da subito.it. No, beh, quella volta figuriamoci se esisteva. O da, noi li chiamiamo scucciolatori, no? Quelli che prendono un maschio e una femmina e poi madre natura fa il suo, per cui è facilissimo avere una cucciolata di cani che hanno quell'aspetto somatico. Ma la caratteristica, che non è essere estremamente nevrilli, che magari non è essere degli isterici, perché alcune razze sono più fastidiose, e se tu incroci indiscriminatamente dei soggetti non fai altro che esacerbare quel tipo di caratteristiche, ci si ritrova il pacco, no? Adesso l'hai comprato, era bellissimo, chiaramente chi ti vende in quella maniera un cucciolo non te lo riprenderà mai, mentre un allevatore serio è quell'allevatore che ti dice qualsiasi problema me lo riporti. Penso che mio cugino, adesso non credo di ricordare, ma credo che mio cugino l'abbia riportato all'allevatore, esatto. Credo, anche perché, ripeto, la cosa si è risolta in pochissime settimane, sì, in brevissimo tempo. Stia attenta, dottoressa, perché purtroppo non mi ricordo, ma su una piattaforma, credo, di aver visto che sono in arrivo o un ciclo di nuove avventure o un solo film di nuovo col cane Rex. Ah, ecco, ma, i pastori tedeschi per tutti. Ma non mi ricordo in quale contesto. Ed è un contesto che, quando io ho visto, ho detto, non è possibile che sto povero Rex sia costretto a fare anche questo, ma non mi ricordo. Studierò e la impariamo la prossima volta. Perché credo sia o Rex, una volta come tipo Totò sulla Luna, Totò a Berlino, e credo che in questo caso Rex sia in un contesto di fantascienza o qualcosa di estremamente particolare, che insomma, accidenti, non anche è... No. Non è possibile, quindi stia attenta, magari la prossima volta sarò anche io un pochettino più preciso. Bene. Dottoressa, grazie per essere stata con noi. Si chiude questa puntata di Trieste in diretta, noi ci vediamo domani, è venerdì, quindi l'appuntamento è dedicato in genere a cultura e spettacolo. Fra l'altro, volevo chiudere oggi, ma sicuramente ne parlerò anche domani, perché è un po' un mio fisso e non l'ho fatto prima, quindi mi rifaccio adesso, gli chiedo scusa. Oggi, tra l'altro, per chi ama il cinema di un tempo, per chi ama determinati personaggi, eccetera, sono 20 anni, pensate, già passati 20 anni dalla scomparsa di Katharine Hepburn, che rimane, nonostante siano passati gli anni, rimane probabilmente un mito inavvicinabile per più di un'attrice che pensa di essere già arrivata, ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un altro discorso. Ci vediamo domani, arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.